Ciao a tutti. Oggi vorrei parlarvi di alcune delle tattiche manipolatorie utilizzate da manipolatori come narcisisti psicopatici nelle relazioni con un codipendente. Come queste tattiche vanno a distruggere la vostra persona e come proteggersi da queste tattiche. La prima tattica che vorrei discutere sono le campagne diffamatorie. Il narcisista, come ho spiegato nel video dove descrivo chi è il narcisista, vive in una realtà immaginaria nella quale egli è sovrano, è onnipotente ed è superiore a tutti, e gli altri sono degli oggetti al suo servizio. Il narcisista coperto, cioè il tipo più nascosto di narcisista, non è in grado di ammettere che vive in questa fantasia, perché ha dei conflitti interni nei quali si rende conto che questa fantasia è sbagliata, per cui cerca di sminuire questa cosa facendosi ritrarre come una persona benevolente, una persona altruista, spesso un paladino della giustizia, un paladino dell'umanità che aiuta gli altri. Ciò nonostante, è sempre comunque lo stesso tipo di persona. Per questo motivo, quando arriva la fase dello scarto, nel quale avete iniziato a far notare al narcisista delle cose che non vanno bene, ovvero gli fate delle critiche che mettono in discussione questa sua immagine perfetta di se stesso, il narcisista non è assolutamente in grado di tollerare tali critiche e di integrarle, perché distruggere questa sua fantasia significherebbe dover affrontare il suo trauma, una cosa impossibile per lui. Allora cosa fa? Inizia, ancora prima di avervi scartato, a parlare a varie persone dietro le vostre spalle, cercando di mettervi in cattiva luce e cercando di mettere se stesso in buona luce. Cerca di ritrarsi come una povera vittima in una relazione difficile che sta cercando di fare di tutto per farla funzionare, mentre invece voi siete problematiche e siete estremamente difficili da gestire. In questo modo, quando arriva lo scarto, la fase dello scarto, che di solito arriva nel momento in cui siete più vulnerabili, probabilmente quando state male, perché in questo modo non avete delle difese. Quando arriva questo momento, il narcisista si è già preparato una gregge di pecore che lo appoggiano nella sua fantasia, che in realtà è tutta colpa vostra, che in realtà siete voi il problema. E queste pecore probabilmente lo stanno già appoggiando, dicendovi che questa è la decisione giusta. Oltre a fare questo, il narcisista spesso va anche a mezzi più estremi, cerca addirittura di rovinarvi la reputazione pubblica o di rovinare il vostro lavoro. Perché? Perché per il narcisista, per la sua fantasia e immaginazione, non è assolutamente tollerabile che una persona non lo veneri. Per cui, nel momento in cui voi avete visto qualcosa che non va in lui è disposto a distruggervi in tutte le maniere possibile, in modo da annientarvi, in modo da non dover rinunciare alla sua fantasia. Per questo è possibile che cerchi di distruggere il vostro lavoro, il vostro network, magari il vostro giro di amici, mettendovi il maggior numero possibile di persone contro di voi. Ma io vi dico, non dovete preoccuparvi di questo. Forse vi sembrerà strana questa risposta, ma perché? Non è forse una cosa assolutamente terribile e spaventosa? In realtà no. E la mia proposizione è proprio il contrario. Secondo me vi sta facendo un favore. Vi spiego, tutte le persone che cascano a questo suo mettervi in cattiva luce e manipolarvi sono persone che o sono anche loro di tipo narcisista, oppure che sono delle persone estremamente codipendenti che non hanno intenzione di guarire dalla loro codipendenza. Sono persone che sono disposte a vendersi, a vendere la propria moralità per qualcun altro. Con la campagna diffamatoria, il narcisista sta spianando la vostra strada. Sta spianando la vostra vita, filtrando via tutte quelle persone false nella vostra vita che fingono di esservi amici per altri interessi e lasciando soltanto quelle vere, i vostri veri amici. In questo modo vi fa capire chi sono le persone che veramente vi vogliono bene e che veramente credono in voi. Per questo, nonostante cerchi di farvi del male, vi sta facendo un grande favore involontariamente. Il karma non lo scampa nessuno. La seconda tattica di manipolazione molto utilizzata appunto dai manipolatori narcisisti e psicopatici, di cui vorrei parlarvi, sono le tattiche discorsive. Quando parliamo con una persona in un dialogo civile, di solito ognuno ha la possibilità di esprimere il suo parere, il suo punto di vista, di essere ascoltato
di cercare di essere capito dall'altro e poi che la sua prospettiva sia integrata o meno nel discorso. Con un narcisista queste regole assolutamente non funzionano perché il narcisista non dialoga con voi per imparare qualcosa o per espandere la sua conoscenza. Il narcisista dialoga con voi con un solo motivo, per vincere. Per vincere oppure per convincervi o per controllarvi. Per cui di solito i discorsi con il narcisista funzionano così. Se si cerca di avere un dialogo civile con lui, lui cercherà di sviare la cosa. Ad esempio, se io gli faccio notare che c'è qualcosa che non va e che andrebbe affrontato, lui magari inizia a prendere un argomento che non c'entra assolutamente niente con questo primo punto, o magari che sembra che c'entri qualcosa, ma che in realtà non è relazionato, e inizia a prenderlo e a portarlo nel discorso. Questa è una tecnica che serve per sviare l'attenzione dal punto importante e cercare di farvi perdere la rotta. A questo punto cercherà magari di portare nel discorso delle vostre falle per cercare di attaccarvi. Per esempio, magari il mio discorso inizia con il fatto che vorrei migliorare una certa cosa del rapporto e lui inizia a portare dentro il discorso il fatto che magari c'è qualcosa che non va nel modo in cui io mi comporto con una certa persona. Insomma, qualcosa che non c'entra ma che sembra correlato. E non si limita a farlo una volta, lo fa un sacco di volte, portando dentro il discorso magari 10 elementi completamente diversi, in modo da disorientarvi completamente e da farvi perdere il punto iniziale della situazione. Io vi dico, non cascateci e soprattutto non cedete all'impulso di interromperlo e di dire aspetta, ma cosa stai facendo? No, io vi propongo questo. Voi ascoltatelo tranquillamente, ma allo stesso tempo ricordatevi molto chiaramente il vostro punto, tenendolo bene fisso in testa, senza perderlo. Quando lui ha finito di portare tutti questi altri punti, gli dite: ok, adesso parlo io e adesso mi ascolti tu. Allora, questi altri punti che hai portato sono interessanti per questo e questo motivo e posso essere d'accordo o no, però adesso parliamo di nuovo del punto precedente e riportate il punto all'inizio. Lui probabilmente a questo punto cercherà di nuovo di sviare il discorso, oppure addirittura di diventare aggressivo e di attaccarvi. Allora, in quel caso, quando diventa aggressivo e vi attacca, lo fa per cercare di destabilizzarvi emotivamente, cioè quello che lui vuole da voi è una reazione emotiva che vi faccia perdere di nuovo il punto del discorso. Quindi, di nuovo, se vi attacca, ascoltatelo senza reagire, senza prendere la cosa sul personale. Lasciatelo finire e quando ha finito gli dite di nuovo. Adesso parlo io. Quello che hai detto è interessante, però non è rilevante al punto dove io volevo discutere. E adesso ritorniamo di nuovo su quel punto. Allora, è possibile che se è un narcisista di tipo particolarmente perverso, non sarà mai possibile portare a termine una conversazione civile perché continuerà a cercare di mostrarvi queste tattiche. Ma voi non cedete. Non reagite, non fatevi provocare e soprattutto non lasciatevi deviare dal discorso principale. Quando andate da lui, ricordatevi il punto che volete dire qual è e tenetevelo in testa e non mollate, fino a quando non avete affrontato il punto in questione. Un'altra tattica che il narcisista utilizza sono le scimmie volanti oppure la triangolazione. Queste due tattiche, che sono abbastanza simili tra di loro, consistono nel portare una terza persona nel rapporto in un momento magari del tutto inaspettato e ovviamente senza il vostro consenso, per cercare di rafforzare la sua posizione. Ad esempio, magari stiamo parlando di un argomento e lui predice: ah, però guarda che io ho parlato con questa persona e lui dice che in realtà è così. Oppure si riferisce ad una persona che entrambi conoscete e lui dice: no, guarda che ti sbagli perché anche questa persona pensa così di te. Insomma, cerca di portare un'altra persona nel discorso. A volte addirittura porta una persona in maniera proprio vera e propria nella relazione. Ad esempio, va a parlare appunto dietro le vostre spalle a quella persona di voi, oppure magari vi mette contro l'una con l'altra, dicendo a una cosa e a voi un'altra cosa. Per non cascare in queste tattiche, la cosa migliore da fare è rispondere: sono molto contenta, che questa persona abbia questo parere, però io adesso sto parlando del nostro parere del discorso, non di quello di questa persona, sto parlando della nostra relazione, non della nostra relazione con questa persona.
E poi potete continuare con il vostro punto. Un'altra tattica di manipolazione che viene spesso utilizzata, di nuovo con l'obiettivo di destabilizzarvi, è la incapacità di potersi basare su di lui. In questo senso, un giorno vi può dire una cosa, il giorno dopo vi può dire l'esatto contrario. Quindi può cambiare opinione in maniera completamente radicale. Allo stesso modo può cambiare completamente i suoi piani. Magari vi dice che farete una certa attività e quando arriva il momento di fare quell'attività vorrà fare completamente un'altra attività. Oppure, ad esempio, non ha un piano preciso per il futuro, non riesce a darvi una stabilità, per cui continua a cambiare le sue attività, i suoi piani e continua a fare cose a sorpresa. Questo lo fa in parte per destabilizzarvi, ma in parte anche per la sua natura instabile e priva di un fondamento, di un fondamento solido. Infatti il narcisista, vivendo in una fantasia, deve continuare a trovare nutrimento per questa fantasia, continuare a cercare di confermarla. Ed è come una specie di lupo che continua a cercare una preda di qua e di là. Non può fermarsi perché fermarsi significherebbe lasciare che la sua fantasia pian piano si smonti. Infatti è fragile visto che non è reale. Allora, per questo motivo è costretto a continuare alla ricerca della prossima vittima, del prossimo approvvigionamento, che può essere sia una persona che una cosa o un'attività. Questo però in parte spesso lo fa anche con l'obiettivo di destabilizzare la sua vittima, di renderla insicura e più dipendente da lui. Per questo motivo, una cosa utile da fare è tenere un diario dove si scrivono le cose, le promesse, le attività pianificate e assicurarsi che lui veda che voi scriviate queste cose. E quando vi dà una promessa o vi dice che farete una cosa, gli si chiede: sei sicura che vuoi fare quella cosa quel giorno, quella ora? Va bene, lo scrivo, allora ricordiamoci di farlo. Quando arriva il giorno e lui vuole cambiare idea, gli si fa vedere l'attività scritta e gli si dice: tu mi hai detto che avremmo fatto così. Quindi adesso mi devi dare un motivo valido per cui non hai potuto mantenere questa promessa. Un'altra tattica di manipolazione utilizzata molto di frequente da narcisisti soprattutto, ma anche manipolatori, psicopatici, narcisisti coperti, aperti, è la tattica del gaslighting. Questa è una tattica molto complessa, vi consiglio di guardare il termine su un'enciclopedia per capirlo meglio, però in pratica consiste nel confondervi cambiando la realtà e le parole. Ad esempio, magari lui cambia il posto di un mobile nel vostro appartamento. Quando voi arrivate e chiedete: ma come mai è cambiato il posto di questo tavolo, questa sedia? Lui risponde: no, non è cambiato niente. Questo è solo un esempio molto banale, ovviamente non succede solo con i mobili, ma anche con cose ben più importanti e ben più complesse, come magari i vostri soldi, i vostri piani, i vostri progetti, oppure le vostre idee, le vostre discussioni. Comunque, in generale, lui è capace di mentire spudoratamente e a sangue freddo, senza assolutamente far trasparire che mente, perché non ha coscienza, quindi non ha rimorsi nel mentire. E usa questa cosa tranquillamente e continuamente per destabilizzarvi in modo da far cambiare la realtà in base a come vuole lui e potervi controllare. Infatti, quando vi confonde in questo modo, succede che voi iniziate a perdere il senso di cosa è reale e cosa no, di qual è la verità e quale non è la verità. Iniziate a diventare dipendente dalla sua verità. Questa tecnica, devo dire, è difficile da evitare. Un modo può essere appunto quello di scrivere tutto e cercare di ricordare bene tutto. Un altro modo può essere quello di chiedere a un'altra persona, una terza persona, di verificare le cose oppure di essere testimone. Ma in generale credo che la cosa migliore da fare sia semplicemente fidarvi del vostro intuito, come del resto sempre è il caso. La cosa migliore da fare quando ci si trova con una persona manipolatoria è sempre fidarvi delle vostre sensazioni, della vostra verità, del vostro intuito, perché vi assicuro non sbaglia mai. Se vi sentite qualcosa è perché avete un validissimo motivo per sentirla, se pensate una cosa avete un validissimo motivo per pensarla, quindi non scartate la vostra verità soltanto in base al fatto che lui dice un'altra cosa, dimostrandovi che quella cosa in realtà è la verità. Non basatevi sulle evidenze date dal narcisista perché, ricordatevi, è in grado di mentire a sangue freddo. Può dirvi una cosa che è totalmente falsa senza che voi ve ne rendiate conto.
Un'altra tecnica estremamente potente utilizzata da manipolatori come narcisisti e psicopatici è la tecnica del freddo caldo oppure la tecnica del rinforzo intermittente. Questa è una tecnica talmente potente e talmente distruttiva che ho deciso di fare un video a parte solamente su questa tecnica, quindi andate a vedere il mio video sulla tecnica più potente utilizzata dai manipolatori. Comunque, in pratica, questa tecnica consiste nel trattarvi bene un giorno e male nell'altro, portandovi a destabilizzarvi e soprattutto a cercare di capire che cosa avete fatto di male e a cercare di impegnare tutte le vostre energie nel rimettere a posto la relazione, quando in realtà non avete fatto assolutamente nulla. Un'altra cosa da tenere in considerazione, che non è proprio una tattica manipolatoria, ma fa semplicemente parte della natura che confonde, della natura falsa del manipolatore, del narcisista, è che quello che lui fa nel suo tempo libero, nel suo tempo in cui non è con voi, non è quello che voi pensate stia facendo. Questo è veramente importante perché noi siamo abituati a prendere con fiducia le persone, a pensare se mi dicono che è andato a fare questa cosa, sicuramente farà quella cosa. Con il narcisista non è così. Lui vi può dire sto andando a lavorare, sto andando a fare questa attività, sto andando a fare una passeggiata, ma in realtà le sue intenzioni sono totalmente diverse e farà delle attività completamente diverse. Quindi non date mai per scontato che quello che vi dice che sta facendo è quello che stia facendo in realtà. La cosa migliore è fare dei controlli se volete sapere cosa sta facendo veramente. Oppure semplicemente di nuovo affidarvi al vostro intuito, perché il vostro intuito è molto molto più saggio di quello che voi pensate e sa già esattamente che cosa sta succedendo. Spero che questo video vi sia stato utile, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima, intanto vi auguro una bellissima giornata.